partecipare, ma ancor meglio è vincere. Al primo posto vincono quest'anno la sfida dei cervelli e la Maratori. Sesso in Italia, Milano racconta, grazie a tutte le persone che hanno partecipato, ma soprattutto un grande applauso a questi scienziati che oltre a portare avanti le proprie ricerche, i propri studi, portano avanti anche i propri muscoli giocando una partita in alcuni momenti, direi anche con una provante dal punto di vista fisico. Guarda, io chiuderei. Sai perché? Perché al di là che con Marco ci siamo sentiti non so quante volte. Ormai è due mesi che va l'organizzazione di Street Science e Sharper. Quindi ci siamo sentiti tantissimo. E abbiamo fatto così. Ma soprattutto io l'ho soltanto lì, in un momento in cui davi le informazioni alla squadra. Proprio, allora a me non piace dire quando dice il capo, perché io amo la parola leader, no? Il leader è colui che si mette in gioco rispetto al proprio gruppo. Chi gli è detto per motivarmi in questo? Allora, diciamo che il mio ruolo, per fortuna, laboratorio mi aiuta, perché metà di loro lavorano con me, cioè, quindi so come motivarli e quindi è facile. Nel secondo caso che hai notato, io sapete che chi mi conosce, il mio lavoro è quello, è sempre stato il calciatore e ora l'allenatore, per hobby lavoro alla Borgo del Gran Sasso, quindi per hobby, ho cacciato tutto quello che avevo come allenatore. Devo dire che molti di loro che giocavano, hanno giocato e che giocano ancora, hanno ritrovato oggi quelle cose che spesso nelle partite così amatoriali magari si va solo per divertirsi, invece è servito perché abbiamo messo ordine, disciplina e vedevi anche in panchina tutti zitti, guai se qualcuno interferiva. Cavolo, proprio a livelli qua, sì. A livelli seri quasi di squadre. Sì, non abbiamo fatto mai un allenamento, dicevo prima all'intervista da Sergi Racconta, che è dall'anno scorso che questa squadra parte e non scendeva in campo perché non c'è stato mai tempo, però devo dire che l'intelligenza artificiale ci ha aiutato con alcuni algoritmi, ho visto che il GSSN aveva alcuni, ma noi li abbiamo superati, quindi devo dire che questa volta l'algoritmo del modulo ci ha aiutato e anche con i cambi, tutto all'intelligenza artificiale. Quindi diciamo che ecco, l'intelligenza artificiale a supporto anche dello sport, a supporto anche della sfida cervelli. Guarda, mi faceva segno qui Barbara, che mi sa che tu non hai ricevuto questo gadget dell'università, nel senso, sai che quando ci sono le squadre si scambiano i propri gagliardetti, no? E quindi è un piacere perché poi con Marco siamo sentiti per tante cose anche durante gli eventi della notte ricercatore, quindi Marco è sempre un piacere. Il bello di questo evento è che mette davvero in comunicazione i tre enti che si scambiano anche molto personale, perché ricercatori, chi lavora in laboratorio, ma già sai, io stesso mi divido tra Univac e laboratori, ma come tra i Villante, come altri, però è bello provare questa rivalità, questa competizione, perché comunque è stata corretta, è stata sana, esatto. È stato un bel, anche un bello spettacolo. Allora, io ho un grafico che ho detto, ufficiale anche di Lacca Calcio, quindi lui un po' di calcio si capisce, quello che dice è che dei professionisti e soprattutto Claudio Reggio, se sbaglio, diceva amo la correttezza che ha in campo, perché si vedeva, al di là di chi segnava, chi vinceva, chi perdeva, e qui ci si divertiva, era una serata anche goliardica, che c'era via, e soprattutto era una serata in cui la cosa più bella era stare insieme i nostri trenti di ricerca che poi lavorano secondo me per uno scopo comune. Ti auspicio di vedere, speriamo anche l'anno prossimo, chi lo sa, finalmente una notte europea dei cercatori in un unico, diciamo, simbolo, chissà se ci riusciremo. Ha lanciato anche una cosa di buon auspicio.
Io chiuderei con questo e soprattutto fammi ringraziare qui il boss della comunicazione che ci racconta sempre quello che succede in questa partita. Grazie a tutti, quindi adesso c'è il momento più bello che quello del terzo tempo. Anche noi ci andiamo a scambiare una birra. Ciao a tutti, all'anno prossimo!